Ben ritrovati, amici tifosi del grande calcio, amanti del campionato cadetto del campionato di Serie B. Ben ritrovati. Il secondo appuntamento in questo sabato dedicato alla seconda giornata del girone di ritorno, alla 21ª giornata di campionato. Il primo video dedicato al pareggio 2-2 alla città del tricolore al Mapei Stadium tra Reggiana e Como con il gol di Girma a circa 20 minuti dalla conclusione a riacciuffare un pareggio giusto per quello che comunque abbiamo visto nei 95 minuti del Mapei Stadium tra Reggiana e Como. L'altro video di giornata, dopo quello che è uscito nelle prime ore del mattino, in cui abbiamo raccontato l'anticipo del venerdì sera a Marassi tra Sampdoria e Parma, è dedicato al successo che non ti aspetti alla vigilia della vittoria un po' sorpresa in questo primo pomeriggio allo stadio Libero Liberati per la Ternana di Roberto Breda, che si risolleva in un colpo solo dopo un pareggio e due sconfitte nelle ultime 3 giornate, ottiene una vittoria che mancava addirittura dallo scorso 9 dicembre, quindi dopo oltre un mese d'assenza, ritrovi 3 punti davanti ai propri tifosi. Un successo che mancava dalla rimonta clamorosa ottenuta lo scorso 17 dicembre nel campo del Lecco. Sono 3 punti d'oro per quanto riguarda l'obiettivo salvezza. Dall'altra parte, invece, una sconfitta che mancava addirittura da inizio novembre, se consideriamo la Coppa Italia, la sconfitta contro la Cremonese e sempre contro i grigi, i grigiorossi, era arrivata l'ultima sconfitta in campionato lo scorso 27 ottobre al Tombolato. Bisogna ritornare e inoltre al 21 di ottobre se vogliamo tornare all'ultima sconfitta, all'ultimo KO subito dalla formazione di Edoardo Goreni, lontano e la Tombolata. Una sconfitta che non ti aspetti perché il Cittadella arrivava da 7 vittorie nelle ultime 9 gare, da 9 risultati utili consecutivi, appunto 7 vittorie e 2 pareggi. Inoltre, in questo arco di tempo aveva collezionato la bellezza di 5 vittorie casalinghe di fila, un risultato tale mai ottenuto nella storia della formazione granata nel campionato cadetto. La partenza è stata sicuramente molto formidabile per la formazione di Edoardo Gorini, che seppur sconfitta si può ritenere soddisfatta della gara comunque che è stata disputata in quelle del Libero Liberati, soprattutto per i primi 8 minuti, che poi alla fine dei conti, secondo me, sono stati decisivi per il risultato finale. Al quarto minuto colpisce il palo Pittarello dopo gli assist forniti contro il Palermo. Da pochi passi colpisce il palo a Jan Arilli, battuto dopo appena 4 giri d'orologio. E al settimo, invece, su un retropassaggio aereo da parte di Sorensen, interviene l'ex giallorosso Cassano, che tenta il pallonetto a sorprendere, a superare Jan Arilli, ed è la traversa. Questa volta, dopo appena 3 giri d'orologio, dopo 3 minuti dal palo colpito da Pittarello, è Cassano a colpire la traversa. Quindi i montanti di Pittarello e Cassano a salvare nei primi 7 minuti la formazione di Roberto Breda. È una cittadella pimpante, è una cittadella che sfiora il vantaggio con il sinistro
di Pitarello all'undicesimo, ma nel miglior momento generale del match, con una Cittadella che comunque aveva proposto calcio, occasioni nei primi 20 minuti. Al 23esimo arriva il primo episodio del match. E negli anni scorsi a emozionare il pubblico del Libero Liberati ci aveva pensato tante volte Anthony Partipilo. Quest'anno venduto in estate al Parma. Il sinistro di Anthony Partipilo ha sicuramente emozionato nelle ultime stagioni il pubblico del Libero Liberati. Attenzione però al sinistro che è arrivato in questi giorni dedicati al calciomercato invernale qui in Umbria. Perché Gaston Pereiro ha fatto un esordio davvero clamoroso con la maglia umbra. E quel pallone che è stato controllato, poi c'è stato anche comunque l'uso della suola al 23esimo e poi un cross delizioso per il colpo di testa vincente di Franco Carboni, un altro neoarrivato qui a Terni. Colpo di testa dell'ex Cagliari e Monza per il gol del vantaggio. Un vantaggio che sicuramente alimenta i padroni di casa, che hanno una grande chance sul cross splendido da parte di Casasola, dove si avventa il centravanti Raimondo, già cercato alcuni minuti prima con un filtrante in aria. Dal grave errore di Sorensen al 40esimo, poi ne scaturisce il gol del pareggio di Luca Pandolfi, che riesce in un colpo solo, anche grazie all'ennesimo assist stagionale di Pittarello, a battere Iannarilli. Grave però l'errore sulla cross dalla destra. Cittadella che riesce a recuperare un pallone a centrocampo, parte in corsa, in spinta, Danzi, cross in mezzo, sbaglia tutto l'ex bianconero Sorensen che riesce a anche perdere il controllo della sfera. Grande appoggio da parte di Pitarello per Pandolfi, che pareggia i conti con una bella sterzata e poi con il destro secco a battere Iannarilli. È tutto pari al Libero Liberati, però il secondo tempo si apre con un'altra magia di Gaston Pereiro, perché dopo pochi istanti la Ternana è nuovamente in vantaggio con una cross deliziosa ancora dell'ex Nacional Cagliari e PSV Eindhoven, che riesce a trovare questa volta l'ex Fiorentina Lorenzo Lucchesi sul secondo palo, che è un gioco da ragazzi per il giovane terzino che compone la difesa 3 proposta da Roberto Breda, spinge in rete il gol del nuovo vantaggio umbro. Una Ternana che poi chiude i conti al più o meno all'ora di gioco, questa volta con la prodezza di chi, ragazzi? Gaston Pereiro. Un gol che ricorda l'ultimo siglato con la maglia del Cagliari ormai tanto tempo fa. Era la prima giornata di campionato dello scorso anno al Sinigaglia, dove un sinistro, proprio nella finale, riuscì a salvare il Cagliari all'esordio nel campionato cadetto contro il Como. È passato tanto tempo, ma il sinistro di Gaston Pereiro è sempre decisivo. Un sinistro che bacia letteralmente il palo e batte Castrati per il tris della Ternana inflitto quest'oggi al Cittadella. Entra Favilli da una parte al posto di Raimondo, Baldini e Mastrantonio dall'altra, Angeli e Maestriello in precedenza per la formazione di Edoardo Gorini, che ha tentato in tutti i modi di poter riaprire un match che ormai però si era già incanalato tra le vie umbre. Favilli addirittura firma il poker sull'assist di Stefano, ma è tutto fermo per la posizione di fuorigioco sia dell'attaccante sia di iniziazione.
E termina quindi con un successo a sorpresa questo match del Libero Liberati, una vittoria da una parte che risolleva la formazione di Roberto Breda e una sconfitta invece che fa davvero molto male per le ambizioni d'alta classifica, per il Cittadella di Edoardo Gorini, viste anche le sconfitte in questo pomeriggio del Catanzaro, vista la sconfitta del Catanzaro nel campo di Piacenza, la Garilli contro la Feralpisolò, ma anche vedendo gli altri risultati, la vittoria in contemporanea della Cremonese alla Pico contro lo Spezia, la sconfitta in questo momento al San Vito Marulla della Venezia e il pareggio 2-2 al Città del Tricolore del Como contro la Reggiana. Io ovviamente, ragazzi, vi ringrazio per l'attenzione e noi, come sempre, ci vediamo in un prossimo video!